Benvenuti sull'Illuminismo informatico, questa qua è la 40ª lezione del corso di Java base. In questa lezione volevo parlare di matematica. In realtà volevo presentare quelle che sono poi le varie funzioni della classe Math in Java sostanzialmente. E quindi vediamo alcune di queste funzioni e poi così incominciamo a familiarizzare con quello che possiamo fare di matematica, diciamo, in Java. Allora, la funzione è questa e poi si possono fare tante cose. Valori assoluti, che ne so, per esempio noi possiamo fare un coseno. Vediamo se ce lo fa fare. Ok. Cosa c'è? Allora, ce ne sono tantissime, decrement exact. Allora, math.floor dovremmo avere un numero. Allora, se noi avessimo un double di un certo tipo con un virgola e poi una serie di numeri. Poi questo qua lo chiamiamo sempre num. Allora, noi possiamo fare math.floor num. Lui va praticamente a tagliare, a arrotondarci un numero, quello a questo serve math.floor, così non abbiamo più questi numeri qui dietro e diventa un semplice double virgola zero. Ma dovrebbe esserci anche math.round. Numero. Seguiamo. 30. Ci toglie proprio la virgola. Arrotondandolo. Immagino che se questo fosse stato 8, vediamo un attimo. Ci dà 31. Ci dà 31. Cos'altro c'è? C'è math.pow. Questo qua ci permette di elevare alla potenza, per esempio. Prima prendiamo il numero, poi lo eleviamo, che ne so, alla seconda. E quindi abbiamo questo numero qua, questo è il risultato. Poi math squared. Questa in teoria sarebbe la radice quadrata. E poi ci viene fuori un altro numero. Poi cos'altro c'è? Valori assoluti, coseno. Poi vabbè, c'è il logaritmo. Sarà num e poi mettiamo un secondo numero più piccolo. Vediamo cosa succede. Lui ci dice che il valore massimo è questo. Ma se io metto 53, allora ci dà 53, virgola, ok. Quindi confronta due numeri e ci dà il valore massimo. Ovviamente c'è anche il minimo. Num 44, qualcosa. E ovviamente questo qua è il valore minimo. Cosa ci abbiamo di altro? Multiply exact. Next down, next after. Poi c'è random, però math random è probabile che ci darà un numero a caso. Sì. Questo numero poi in realtà dovrà essere. Vediamo un attimo, potremmo farlo così.
Allora, int random math.random. No, perché questo è un numero con la virgola, quindi non ha nessun senso chiamarlo un integer. Questo dovrebbe adesso non darci nessun problema. E poi facciamo math.floor random. Cosa ci darà? Ci dà 0 perché ci toglie i numeri con la virgola. Sì, forse era un po' inutile. Vediamo se troviamo altre cose interessanti. Le rint, sì, c'è la tangente, come c'è anche il seno e il coseno. E questa cosa qua, radian. E poi queste cose sono più o meno tutte le funzioni. Quindi vedete che c'è pieno di funzioni, diciamo, matematiche che possiamo, diciamo, poter utilizzare. Ok. Questo è come funziona. La cosa interessante che ho notato è che non abbiamo dovuto praticamente importare niente. Nel senso, questo si basa su JavaLang Math, ma non abbiamo dovuto importare JavaLang Math. In ogni caso, qui finisce la lezione, cioè nel senso che io volevo parlare praticamente di questo. Nelle prossime lezioni io pensavo di fare diciamo dei progetti utilizzando la matematica. Quindi, che ne so, per esempio fare il teorema di Pitagora, fare altri tipi di calcoli matematici. Sì, insomma, un paio di progetti sulla matematica. Se ti è piaciuto questo video, metti mi piace. Se non ti sei ancora iscritto al canale, iscriviti. Metterò link in descrizione, Tumblr, pagina Facebook, così via, guardateli. E ci vediamo alla prossima lezione.